Signor Ministro, la grave crisi economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ha determinato e ancor più determinerà nei prossimi mesi la perdita di molti posti di lavoro. Una situazione preoccupante se si considera che solo nel torinese sono considerati a rischio 100.000 posti di lavoro, circa il 10% della forza lavoro occupata. E insieme ai tanti lavoratori italiani a rischiare sono anche e soprattutto i lavoratori stranieri, quelli che risiedono legalmente in Italia, che qui si sono integrati anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti. In questo quadro così preoccupante risulta quindi difficile immaginare come sia possibile l'ingresso di nuova manodopera straniera, anche perché molte delle nostre aziende, voglio citare il caso della Indesit di None, stanno chiudendo gli stabilimenti per andare proprio a delocalizzare all'estero. E molti paesi stranieri, come ad esempio gli Stati Uniti d'America, guidati dal presidente Obama, stanno adottando politiche di controllo dell'immigrazione e della accesso degli stranieri ai posti di lavoro. Per tali ragioni si chiede quindi al signor Ministro se non ritenga opportuno intervenire bloccando i flussi di ingresso dei cittadini stranieri, anche al fine di aiutare il reinserimento lavorativo di quanti purtroppo hanno già perso o perderanno il posto di lavoro. Grazie onorevole Maccanti. Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha facoltà di rispondere. Prego Ministro. Grazie Presidente. Che dire, condivido in pieno le osservazioni fatte dall'interrogante, l'onorevole Elena Maccanti e dagli altri firmatari, osservazioni che peraltro ho già avuto occasione di ribadire in un'altra seduta del Question Time nello scorso mese di novembre. Proprio per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, il governo ha accolto l'ordine del giorno presentato durante l'esame dell'atto Senato 733 in materia di sicurezza, che attualmente è in discussione presso questo ramo del Parlamento, che ordine del giorno che impegna il governo a valutare la possibilità di sospendere per 2 anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto. Sono così convinto dell'opportunità di procedere al recepimento di questo ordine del giorno che ho chiesto al governo e ho convenuto con il governo che per il 2009 si faccia un decreto flussi solo ed esclusivamente relativamente ai lavoratori stagionali, nella quota di 80.000, che sono quelli che negli ultimi anni, quota che è stata definita, lavoratori stagionali che possono stare per un periodo minimo di 20 giorni fino a un massimo di 9 mesi per lavori in agricoltura e nel settore del turismo. Sono lavoratori che vengono tutti gli anni, con i quali c'è un rapporto di grande correttezza e soprattutto c'è l'impegno delle associazioni di categoria a controllare che poi al termine del contratto ritornino nel paese di origine. Non creano problemi, non ci sono problemi di nessun tipo per questi lavoratori e quindi la richiesta che viene fatta posso annunciare che sarà accolta. Prossimamente verrà emanato questo decreto flussi che però non prevederà alcuna quota d'ingresso per lavoratori che non siano lavoratori stagionali.